sei a casa! Voglio vedere quello che hai comprato! Questa gonna sta bene con tutto, non è vero? Ti faccio vedere! Vedi, va persino con questa maglietta qui! Sofia, ti sta benissimo! Ma non hai comprato una cintura? Cacchio! Non era così che doveva essere! Probabilmente avresti dovuto provarla prima di acquistarla! Ma forse posso fare qualcosa! Se hai dei vestiti troppo larghi, tira il bottone attraverso il passante della cintura! E poi abbottonala! Non hai più bisogno di una cintura! Tu sì che sei una vera fashionista! Qualcosa mi dice che prima o poi Amy la vorrà in prestito! Questo libro è pazzesco, non riesco a metterlo giù! Che bello tesoro, io continuo a fare la maglia! Oh? Era il mio telefono? Chi sarà? Non ci credo, sta succedendo davvero! Che si fa stasera? Wow, festa! Oh, guardala, mi ricordo quando era soltanto una bambina! Diventano grandi così in fretta! Avrai qualcosa da indossare, immagino! Sì, fa vedere? Non posso indossare questa roba, ma non voglio farla rimanere male. Allora ti piace? Non è proprio il mio stile. Ma ci ho lavorato tanto! Meglio che mi prepari, non voglio arrivare in ritardo. Questo va bene con tutto. È perfetto! E il cappello rimane. Spacco troppo con questo look! Un po' di rossetto. Adoro questa tonalità. Fa risaltare le mie labbra. Aspetta, cos'è quella? Una macchia! Oh, la mia serata è rovinata! Perché? Oh, non piangere! È un disastro! Sempre queste sfortune! Aspetta, ce l'ho! Devo solo essere creativa! Disegnerò dei fiori su questo tessuto assicurandomi che siano belli colorati e poi li unisco aggiungendo steli e foglie! È fantastico! Ora mi serve la giacca di Mindy, stendo il tessuto sopra la macchia e questo sarà il mio modello. Lo fisso per bene e comincio a cucire. Comincerò con un fiore viola. Uso del filo dello stesso colore, devo seguire le linee e riempire i petali. Voglio creare un bel fiore. È anche divertente. Proprio tanto, posso realizzare qualcosa per Mindy. E il mio primo fiore è pronto, adesso il resto. Utilizzerò del filo verde per i gambi. Devo andare con calma, voglio che sia perfetto. Oh, non posso dimenticare le foglie. Proseguo utilizzando del filo bianco per il centro dei fiori e quasi fatto. Wow, sono davvero soddisfatta. È proprio quello che volevo. Mindy, guarda qui. Provalo. Wow, non posso credere che tu l'abbia fatto. Sei la migliore nonna. Immagino di sì, divertiti cara. E ora torniamo alla maglia, ho un maglione da finire. Questo è il mio venerdì sera. Ok, una pausa all'armadietto. Oh, è così bello. Ciao, ciao, ci vediamo dopo, tesoro. Oddio, è proprio lì. Ciao. Non mi ha neanche guardata, non è giusto. Oh, ma sta piangendo. Sì, piange. Vorrei fare qualcosa per lei. So che ha una bella cotta per Jared. Sai che c'è? Vado a parlarle. Ehi, stai piangendo per Jared? Se vuoi, ti posso aiutare ad attirare la sua attenzione. Prendi il mio bracciale e fai quello che dico. Ok, posso farcela. Ah, speriamo funzioni. Ok, devo togliermi il maglioncino. E poi ha detto di metterlo al contrario. Ok, fatto. Adesso il bracciale. Questa è la parte difficile. Devo prendere i due lembi e farceli passare dentro. Poi li tiro finché non è bello aderente. Adesso abbottono i lembi davanti e li piego per nasconderli. Perfetto. Adesso tolgo gli occhiali e sciolgo i capelli. Ok, sono pronta a sfoggiare il mio nuovo look.
Wow! Ma chi è? È pazzesca! Ehi, ti ho preso questo orsetto perché so che ti piacciono! Ma da dove escono tutti questi ragazzi? Oh, quanto mi piace! Vorrei vivere soltanto di cioccolata! Oh, e di gelato, ovviamente! Wow, sono tante schifezze per soltanto una persona! Che stai facendo? Questo è zucchero! Se continui a mangiare così, puoi scordarti il tuo fisico di adesso! Sì, hai ragione, ma sarebbe così male? Sì, finalmente tutta la cioccolata che volevo! No, non voglio diventare così! Oh, devo cominciare a fare sport! Basta, pigiamoni comodi! Da qualche parte dovrei avere dei vestiti per fare sport! Cavolo, ho trovato solo questo! Beh, che c'è che non va? Oh, guardali! Non vanno e basta! Sono sicura che c'è un modo per renderli come i miei! Questa sì che è un'idea! Li stendo bene su un tavolo e prendo le forbici! Li taglio così, così sono più corti! Vado piano e con cura, voglio che il taglio venga bene! Così per tutte e due le gambe! Perfetto, pronti da indossare! Wow, ti stanno benissimo! E sono carini, sai? E ti stanno proprio bene! Grazie, andiamo a correre! Devo proprio rifarmi il look. Via questi. Via anche gli occhiali. Questi li prendo io. E poi un bel nodo alla camicia. Ehi, Mindy! Grazie, Lily. Ora la festa può cominciare. Alcune ragazze sono in fissa con gli accessori. Cos'è un vestito senza del luccichio? Ragazze? Dov'è il tuo luccichio? Sei allergica o cosa? Beh, ma che strano. Ma io non ho degli accessori. Non ci vuole mica un genio per capirlo. Ma forse possiamo aiutarti. Ci ringrazierai più tardi. Un elastico per capelli. Sono per la maglietta. Oh, adesso ho capito! Vuoi dare un tocco in più al tuo look? Alza la maglia e raccoglila in questo modo. Una volta fissata su entrambi i lati, tirala giù e mettila sotto. Carina, vero? Che figo! Non ci avrei mai pensato! E adesso chi è che è di tendenza? Selfie! Devo immortalare questo momento. Cheese! Mua. E adesso aspettiamo i mi piace. Devo allacciarmi le scarpe. Avrei dovuto buttare questa gomma. La metto un attimo qui. Ah, mi squilla il telefono. Oddio, che allenamento davvero tosto! Fermati! Ti ho detto di fermarti, perché non l'hai fatto? Che cosa c'è? Cosa? Non capisco. Una gomma! Mi ci sono seduta sopra! Ma perché la lasci sempre in giro? Accidenti! E io che ci faccio adesso con questi? Sai cosa? Sistemali tu! Ok, anche se non so come si leva la gomma. Entro oggi, grazie. È ridicolo. Non posso credere che tu l'abbia fatto. Ci sarà un modo. Aspetta, ho delle forbici, giusto? No, non voglio che me li buchi. Ascolta, fidati di me. So che non ha senso, ma funzionerà. Inizio tagliando i pantaloni. E via. Tolgo soltanto la parte con la gomma. Sì, come immaginavo! Guarda, provala! Ok. Che devo farci con questi?
Calmati e girati, su. Devi solo ficcarli qui. Ah, carina! Ma non ho comunque i pantaloni. Tieniti presto i miei jeans. Ehi, stai da Dio! Ce l'ho fatta! Pronta per fare yoga? E play! Non è difficile, vero? Ora sta diventando complicato, ma ce la possiamo fare! Ora respirate e allungate il torso. Lo sto facendo bene? E saliamo su. Questa maglia è troppo larga. E dai, non scendere! Mi sta facendo il solletico! Bessie, tutto bene? Contenta lei? Adesso basta, non ce la faccio più! Questa maglia non va bene per niente! Ma forse posso sistemarla! Prendi le due estremità, incrociale e infilale una nell'altra! Visto? Ehi, ma che cosa hai fatto alla maglia? Com'è carina! Oh, la prossima! Wow, che differenza! Adesso trovate il centro! Alla prossima! Devo buttare la spazzatura! Che stanchezza, vorrei solo poltrire! Ugh, che puzza! Oh no, c'è Chris! Non voglio che mi veda così! Sembro spazzatura anche io! Perché doveva sedersi proprio lì? Ah, devo escogitare qualcosa e subito! Mi nasconderò finché andrà via! Ah, dai, Chris, va via! Oh no, sta venendo da questa parte! Adesso che faccio? Non ho altra scelta! Cosa? Non ci posso credere! Sto arrivando! Au, ora sì che sembro spazzatura! Ma almeno ho evitato una figuraccia! No, pessima idea! Dai, su, pensa! Deve esserci qualcosa che posso fare! Forse la spazzatura può aiutarmi a mali estremi, estremi rimedi! Insomma, potrebbe andare peggio! Cosa? Non ci credo! Ah! Tutto bene lì? Sì, sì, vai via! Aspetta, ma sei Luna? Ciao, Chris! Ma che fai? Guarda come sei conciata! Non c'è bisogno di farmelo notare! Che sfigata! Che cattivo! No, non può essere così difficile! Che fastidio! Oh, salve! Ma cosa? Mi serve quel vestito, facciamo a cambio? Sei matta? Ew. Ma era un affarone! Forse ho trovato! Devo solo togliere le braccia dalle maniche e infilarle nel colletto della maglia. Poi annodo le maniche sul davanti e intorno al collo. Carino davvero! Oh, i capelli! Così va meglio! Cosa? Non ci credo! Sì, arrivo! Chris? Ehi, torna qui! Ciao, come va? Ehi, Luna! Gran bel look! Grazie per averlo notato! Ok! Betty e Bella stasera faranno baldoria! Aspetta, non ti sei vestita? Non ho niente da mettermi! Bella! Senti, ci penso io, aspetta qui! Ok, su, basta poltrire! Proviamo questo! Oh, Betty, mi piace un sacco! Il viola mi sta da Dio! Oh, ma si vedono le spalline! Sai cosa, Betty? Credo di aver avuto un'idea! A dopo, reggiseno! Non mi serve! Ops! Forse sì! Sai cosa? Mi è venuta un'idea! Questo reggiseno sportivo è la soluzione! Reggiseno sportivo? Non è alla moda, no?
Bella, come sei complicata. Va bene, tiriamo fuori l'imbottitura, ok? Ti faccio vedere come la usiamo. Capito come? Ah, sì! Le metto dentro la maglia. Perfetto, niente spalline, sono coperta. Stai benissimo, stasera ci divertiremo un mondo. Ah, sì, ottima scelta. A volte una giornata normale può prendere una brutta piega in un attimo. Ciao, ci vediamo! Oh, che casino! Ma che ti prende, Betty? Era nuovissima! Stai scherzando! Lily, ti aiuto, tienila! E adesso che ci faccio? Non ho tempo per cambiarmi! A meno che... Forse posso fare qualcosa! Apri la pashmina e avvolgila attorno alla vita. Usa un elastico per fissarla. Assicurati che sia ben fissata. E una volta legata, prendi gli angoli con entrambe le mani. Lega poi i fili attorno al nodo, così. Dopodiché girala. E adesso... Metti le braccia nelle nuove maniche. In men che non si dica, hai una maglietta nuova e bellissima. Devo andare a lezione. Questi accordi mi piacciono un sacco. Oh? Un'altra festa? Sarò credibile? Dove ero rimasta? Sì. Allora, Betty, pronta per la festa? Certo, perché no? La porta è di là. Non puoi andare conciata così. È una festa, mica un funerale. E allora? Spaventerai gli altri ospiti, no? Magari qualche fiorellino? Allora? Vieni con me. Hai solo questo! Ah, interessante. Fa freddo alle Hawaii, no? Sto scherzando. Immagino che resteremo a casa. Stupidi fiorellini. Beh, adesso un po' mi dispiace. Bella? Pronto? Che c'è? Va bene, mi hai convinta. Mi perdoni? Sai che mi passa subito? Una maglietta rosa. Ed è sempre stata qui. Prendila. Questa. Va bene. Neanche mi starà. Vedi? Ha anche un buco. Beh, non sarà un problema. Hai una maglietta con un buco? Non più. Adesso che è tagliata, possiamo farci qualcosa. Guarda che carini questi. Usa il tessuto extra per creare delle frange così. Tadam! Wow, è carina, sì. Ben fatto. Sono brava, vero? Andiamo. Sicura che lo stia facendo bene? Spero che tutti abbiate le scarpe adatte a ballare. Ma di chi è questa? Scusa, è stato un incidente. È che queste scarpe non mi calzano bene, vedi? No, ma te le sistemo io. A che ti serve quel foulard? Tu guarda, ok? Infilalo sotto alla scarpa, così. Poi legalo intorno alla caviglia. Fallo ben stretto. Perfetto. Ci sta anche bene. Guarda le mie nuove scarpe da ballo. Adesso sì che posso divertirmi.
Ok, prego, puoi entrare. Ah, c'è un po' di fila, eh? Speriamo non ci voglia troppo. Sì, la fila si muove! Wow, molto carina! Su, prego! No, mi dispiace. Cosa? Beh, tanto non volevo entrarci, chi se ne frega? La gente deve imparare a vestirsi se vuole entrare. Sentilo! Ma si guardasse con quel suo completo noioso! Aspetta, forse posso provare così! Ho detto no! Ci sarà qualcosa che posso fare! Capelli sciolti e niente occhiali! Ancora tu! No! 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 Oh, ma perché non le entra in testa? Non è giusto, è così cattivo! E se... se usassi queste forbici? Funzionerebbe? Sì! Scusa, borsa, devo tagliarti. Eccoci qui, fino in fondo. Adesso prossimo step. Usala come top. Ma devo renderlo ancora più figo. L'orecchino funziona. Perfetto! Adesso entrerò di sicuro. Wow! Beh, certo! Entra pure! Sì! Sapevo avrebbe funzionato! Si va in scena! Shudibu, la 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 la! Fatevi sentire! Sha-la-la-la! Grazie, grazie, che pubblico meraviglioso! E io lo sono anche di più! Vi amo tutti! Buonanotte! Che cos'era quel suono? Erano gli occhiali da sole? Ti prego, no! Sono di Mindy! E adesso che faccio? Ho sentito un rumore terribile, stavi cantando di nuovo? I miei occhiali da sole? No! Un po' drammatico, forse, ma devo sistemarli. Glielo devo! Raccogliamo tutti i pezzi. Cavolo, non ce la farò mai! Magari non se ne accorgerà. Aspetta, ho un'idea! Avrò bisogno di molti anellini di metallo. Sarà un lavoro delicato. Aiutandomi con delle pinzette inserisco gli anellini nei frammenti così. Li ricongiungo alla montatura e continuo. Credo che siano pronti. Ehi, sono venuti proprio bene. Spero che le piacciano. Li lascio qui. Sono proprio cool. Dove sono i miei occhiali da sole? Sul tavolo. Sono ancora interi? Che ansia. C'è qualcosa di diverso. Wow, non ci credo. Stanno bene, no? Non ci posso credere, sono fantastici! Sapevo ti sarebbero piaciuti! Rompere le tue cose non è poi così male! Ora non ti allargare! Ah, quello è il mio vestito, Ken l'ha comprato per me! Oh, oh, si sta mettendo male! Ecco il mio pettine, sono in ritardo, non ho tempo per questo! Arrivo! Dove sono i miei trucchi? Ah, eccoli! Mi serve un ritocco veloce. A volte meno è meglio. Stai ancora giocando con quelle bambole? Sei proprio una bambina e stai facendo un casino. La mamma si arrabbierà. Il piede! Deve far male quello. È una scarpa della mia bambola. Scusa. Sono molto arrabbiata. No, fermati! Oh? Che c'è? Ho qualcosa per te. Potrebbe andare? Ah? Che cos'è? Che stai facendo? Ah, capito e mi piace. Credo che siano tutte. Le ho organizzate per colore. Ora al lavoro. Inizio con le rosse. Le dispongo in fila intorno alla scollatura. Poi comincio a scendere cambiando colore. Proviamo un po' di rosa. Ora direi blu. Wow, sta venendo benissimo. È bello vivace! E cosa più importante, è divertente! Questo era l'ultimo colore. Voglio coprire tutto lo spazio bianco. Wow, guarda! È meraviglioso, è un arcobaleno! Ma sul mio top! Non avrei mai pensato a una cosa simile, devo ringraziare Mindy! Ma prima voglio provarlo! Ah, non riesco a smettere di guardarlo, è così alla moda!
Stai benissimo, sorella. Sapevo ti sarebbe piaciuto. Visto? Le scarpe della bambola non sono per bambini. Avevi ragione, grazie. Ma devi comunque riordinare. Mamma tornerà presto. Ah, uffi. Non posso mai divertirmi. Wow, ci sono un sacco di cose qui. Ehi, Lily! Adesso è il momento perfetto. Potevo dimenticare il compleanno della mia migliore amica? Oh, ma come sei dolce, Lily! Su, aprilo! Adoro questo colore! Sono un sacco carini, grazie! Provali, su! Beh, sono un sacco carini, vero? Si abbinano anche alla mia bottiglia. Oh mio Dio! Si sono davvero strappati! Oh, cavolo! Ehi, va tutto bene? Spero che non abbia sentito. Aspetta, forse so come sistemarli. E torno tra un attimo, ok? Piega i pantaloni così. Poi tagliali in questo modo. Aprili per bene e mettili al contrario. Che ne dici? Wow, che bella maglia! Ma perché mi sembra così familiare? Non erano i pantaloni, vero? Questi dolcetti saranno buonissimi. Betty, ti ho preso un regalo. Oh, grazie, bella! Oh, wow, è bellissimo! Mi piace così tanto! Oh, mi sta un po' largo. Grazie lo stesso, l'importante è il pensiero. Vorrei tanto trovare un modo per sistemarlo. Aspetta, e se ci fosse un modo? Bella, guarda! Ho le spille da balia e un cordino. Con queste due cose posso aggiustarlo. Devo solo mettermi l'abito al contrario. Voilà! Ok, spille da balia, tocca a voi. Faccio una piega così mi sta meglio. E la fermo con questa spilletta. Mi raccomando, su entrambi i lati. Faccio passare il filo con delle spille da balia. L'una e l'altra estremità così. Le stringo bene e adesso lo rigiro. Sì, ha funzionato! Calza a pennello adesso. Betty, come hai fatto? Ti sta da Dio. Non c'è niente di più bello dell'amicizia. Era da parecchio che non sudavo così. Ma non avevo lasciato la mia maglia qui. Lana, hai visto la mia maglia? Giuro di averla messa lì. Forse qualcuno l'ha presa. Fammi guardare. Ah. Ok. C'è un sacco di roba. Vediamo queste. Ma chi si mette questa roba? Non lo voglio sapere. Beh, sto bene col rosso, vero? Non ne sono così sicura. Lana? Non è una camicia da uomo quella? Sì, fa strano. E adesso? Se usassi questi? Ma certo! Collega i bottoni in questo modo. Otterrai questo effetto. Poi arrotola tutte le maniche. Lana, che c'è? Sembra nuova di zecca! Vieni, ti svelo un segreto. Au! Hai finito! Stai bene? Come sei deboluccia! Ho quasi fatto! Ok, eccoci qui! Hai finito! Spettacolare! Sembro una vera rockstar! Voglio mostrarlo a tutti! Ah, ma questo maglione lo copre però!
tutto quel dolore neanche si vede. Un maglione principiante. E se facessi un nodo? Odio questo coso. A meno che... Idea! Posso usare la manica per tenere su il tessuto. Poi ci metterò il braccio così. Visto? Adesso si vede tutto. Ora sì che sono una strafiga. Felice che ti piaccia. Sì! Grazie a te, tatuatrice inquietante. Sì, insomma, è figo. Sono così felice. Queste staranno benissimo qui. Tutti amano il cocomero. Il mio party avrà un look tropicale. Sleghiamo le tende. E credo sia tutto pronto. Proprio bello. Un attimo. Quasi dimenticavo. Il mio cocomero, com'è bello! Lo porto in soggiorno. Oh no! Oh, perché mi va sempre tutto storto? E adesso che faccio? Oh, ho trovato! Ah, il negozio è chiuso. Ma mi serve un cocomero. Ne troverò uno? Non mi piace per niente. Forse qui mi andrà bene? Mi sa che ho avuto una pessima idea. Oh. Finalmente, deliziosi cocomeri. La mia t-shirt. Adesso non ha importanza. Non ho una busta per trasportarlo, ma... Forse non me ne serve una. Faccio qualche buco in più sulla mia t-shirt. Tanto è già rovinata. Ok, così dovrebbe andare. Me la tolgo e poi la giro al rovescio. Poi la annodo così. Perfetto! Il cocomero va qui dentro. Così posso trasportarlo a casa. Proprio quello che mi serve. Andiamo! Tornate a casa tutti d'un pezzo. Metto il cocomero qui sul tavolo. Questa si è rivelata davvero utile. Ehi, hai un cocomero! Ne voglio una fetta. È così gustoso. Che buono. Questo caffè era proprio ciò che ci voleva. Bello! Guarda lì. Sto per starnutire. Oh no, il mio caffè! E soprattutto la maglietta. Oh, non ci voleva. È una macchia gigante. Aspetta. Ho un'idea. Forse è ora di un nuovo stile. Ma che colore scelgo? C'è soltanto una cosa da fare. Mi serve una modella ed eccola qui. Via al lavoro. Un taglio qui ed ecco fatto. Proviamo qualche maglietta. Non male. Bello questo. Anche questo. Non so. Eccolo. Questo è fantastico. Mi sta bene, vero? Adoro i colori. È perfetta. Però meglio evitare il caffè. Non sembra stia andando bene. Abbiamo visto abbastanza. Siete così cattivi. Addio. Emma, vieni tu. Spero di non vomitare. Arrivo. Quanta competizione, vero? Devo farla squalificare. Sto solo bevendo il caffè. Che goffa, scusami. Ma sei matta? Oh, accidenti, mi dispiace. Non posso entrare così. Non posso più indossarlo. Oh, tutto il mio look è rovinato. Ma non se faccio qualche modifica, certo. Con questa bretella ridisegnerò il top. È tutto un altro modello adesso. Basta essere un po' creativi. Wow, ma dove ha preso quel top?
Il suo look è più bello del mio. Oh no! Non voglio più fare la modella! Respira. Buona fortuna. Sì, come no. Ehi, ma che starà succedendo lì? Devo avvicinarmi. L'hanno assunta! Oh! Il casting è terminato. E tu che cosa vuoi? Fossi in te chiamerei un taxi. Ma sul serio? Ah! Oh, sembra che questa sia la casa. Oh, deve essere la mia consegna. Ecco la sua consegna, signorina. Sì! Adoro ricevere dei pacchi. E questo viene dall'Australia. Devo solo aprire la scatola. Dai, nastro, staccati. È inutile. Ma certo, userò le forbici. Ci siamo. Sta tagliando attraverso il nastro. Devo tagliare tutto. Sì, finalmente posso aprire. Oh no! Le forbici hanno rovinato il cappotto. No, è completamente rovinato. Oh, ma che cosa ho fatto? Ma forse posso sistemarlo. Ok, fammelo indossare e vediamo come sta messo. Adesso mi servono di nuovo le forbici. Inizierò a tagliarlo dove è già rovinato. Ecco, l'ho tagliato tutto intorno. E adesso posso usare la metà inferiore come gonna. I bottoni la terranno ferma. Così! Ho una piccola giacca e una gonna adesso. Ma è incredibile! Devo scattare una bella foto. Questi selfie avranno così tanti mi piace. Sì! Questa è la foto che voglio postare adesso. Oh, spero che le piaccia. Sì, pensa che sia fighissima. Sì! La vita può essere frenetica, sì. Ma non significa che non possiamo divertirci con la moda. Dai, salta! Questo sì che è un salto nel mondo della moda. Quando si tratta di vestiti, beh, non c'è lezione che tenga. Ehi, dammi quei soldi. Oh, guarda questa bionda. Ah, una foglia negli occhi. Che male. Quella borsa sarà mia. Ah, molto meglio. È quello che pensi? Sì, sì, rimani distratta. Presa! Addio, signorina. Non credo proprio, ladro. Oh, sto cadendo! Oh, forse sono stato troppo avventato. Scusami. Questo cretino ha rotto la mia borsa firmata. Non chiamare la polizia! Ma è mai possibile? E adesso come farò? Le mie cose sono tutte sporche. Che sfiga! Il mio foulard! Mi sembra abbastanza intatto questo. Credo di poter fare qualcosa. Un nodo qui. E altri sull'estremità così. Ecco! Adesso ho un marsupio. Ora leggo questi insieme. Sarà meglio fare un doppio nodo. Ed ecco i manici. Così sembra una borsa nuova di zecca. E terrà tutte le mie cose. È anche carina, vero? Nessun ladro mi rovina la giornata. Fio, che giornata! E devo ancora prepararmi. Jasmine arriverà presto. Già va meglio. Adesso un po' di trucco. Un po' di gloss che non delude mai. Troppo carino. Perché ho indossato questi pantaloni? Via! Frughiamo un po' nell'armadio. Questa potrebbe andare.
come sto? Si può fare. Ciao Mindy. Cosa ne pensi del mio outfit? Che roba è? Non ti piace? Pensavo fosse carino. No, tesoro mio, vieni. Hai bisogno di aiuto. Fortuna che sono qui. Kevin, ci serve un po' di privacy. Non guardare. Cosa abbiamo qui? Non c'è molto con cui lavorare. Aspetta, queste potrebbero rivelarsi utili. Sì, sarà fantastico. Inizio tagliando a metà la cravatta. Su, è per un bene superiore. È stato divertente. Ok, va con le altre. Sovrappongo le cravatte e le fisso insieme. Non voglio che si separino. Ora le cucio. Fortunatamente ho la mia macchina. Questo velocizzerà le cose. Farò le cuciture sul lato inferiore, così non si vedranno. Meglio andare piano, non voglio mettere il dito lì dentro. Ora aggiungerò una cerniera e una fascia per la vita. Bene, ci siamo. Diamo un'occhiata. Dai, Mindy. Oh, eccoti. Ho davvero occhio per il design. È solo un'altra cosa. Ok, guardati. Wow, accidenti, è perfetta. Questo giubbotto di pelle e la ciliegina sulla torta. Ah, buona idea. Non ci avrei mai pensato. Grazie, Jasmine. Non possiamo fare tardi. Aspetta, devo aggiustarmi i capelli. Sì, brava, andiamo. Che bellissimo giorno per un picnic. Questo sembra un buon posto. Apparecchiamo. Wow, questo posto è davvero speciale. Ben fatto, madre natura. Ok, mangiamo. Mi è venuta una fame. Non vedo l'ora. Abbiamo tutto il necessario. Deve essere tutto buonissimo. Ho un grande appetito. Ah, questa sì che è vita. Oh, guarda qui. Posso avere una patatina? Penso di aver mangiato troppo. Ne è valsa la pena. Sono a pezzi. Devo fare un sonnellino. Guarda, giochiamo. Va bene. Questi fiori sono magnifici. E profumano di buono. Ne sceglierò uno. Ok, sono pronta. Arriva. Dai, non tirare così piano. Impegnati. Ok, come vuoi. Bolide in arrivo. Ouch. Au! Jasmine, stai bene? Non riesco a respirare. Ah, scherzo! Cavolo, ci sono cascata! Che cos'hai sulla maglietta? Ci sono macchie dappertutto. Di che parli? Oh no, che guaio! Aspetta, credo di avere un'idea. Metto dei fiori nel quaderno e lo chiudo. Premo bene. Ok, si sono appiattiti. Dopo prendo del nastro adesivo e ci attacco un fiore. Premo ancora e lo metto sulla maglietta di Jasmine. Ora l'appiattiamo con un cucchiaio e estraiamo più colore possibile. Ci sono anche altre macchie da coprire, ma tanto ho un sacco di fiori e come un colorante naturale. C'è qualcosa che madre natura non può fare? Rimuoviamo il nastro, lo tolgo con cura. Caspita, guarda! Ha lasciato l'impronta del fiore! È venuto meglio di quanto immaginassi. Wow, che restyling! E anche meglio della mia vecchia maglietta. Wow. Mindy, puoi diventare la mia nuova stilista, aggiudicato. Guarda, ho fatto lo stesso coi calzini, sono davvero unici. Che ne pensi? Belli! Batti 5! Questo picnic è stato un successo. Non muoverti, devo catturare la tua essenza. Quindi è bello? È un capolavoro? Aspetta, forse no. Puoi spostarti un pochino? Così? Aspetta, forse questo è meglio? No, per niente. L'ho imparata all'Accademia per Modelle. Alzati. Sei fortunata. Abbiamo studiato le sedute nel secondo semestre e mi ci sono specializzata. Lo so, è un dono naturale. Lo pensi tu. Stai scherzando? Sai da quanto ci lavoro? Beh, devi continuare. Rar. Ma che... Questa è quella buona. Oddio, smettila. Questa la chiamo la Gollum. Che ne pensi? Avrò gli incubi stanotte, non farlo mai più. Beh, non ne ho altre. Mi arrendo. Forse... Ehi, prendi. Che dovrei farci? Mettitele intorno, fidati. È uno scherzo? Aspetta, non avevo mai visto quel dipinto.
Mi sta ispirando. Puoi smetterla di muoverti? Dammi un secondo. Devo provare qualcosa. Ah, leggo insieme le estremità della sciarpa da un lato e dall'altro. Adesso tiro ed ecco la magia. Sembra una rosa. È proprio quello che avevo in mente. Me la leggo intorno al collo e faccio svolazzare i capelli così. A te? Cavolo, è brava! Questa sì che è arte. Finalmente speravo che lo dicessi. Wow, l'accademia allora è servita. Ero la prima della classe. Oh, ciao! Ciao, sto potando un po'. Ma che... Com'è successo? Ora ho visto davvero tutto. Vuoi un limone? Cavolo, non desideravo altro. Dovrò farci della limonata.